Care amiche ed amici, come potete vedere, 5 minuti fa il cielo era un po' più luminoso, c'erano meno nuvole, ma guardate, 5 minuti fa era più brillante di questo che si vede, molto più brillante. Vedete com'è chiaro lì? Guardate, guardate che cielo sereno. Ma guardate come il fronte di nuvole, che fino a poco tempo fa faceva un caldo che si moriva, si è assorbita un'umidità pazzesca. Guardate come avanza dal mare il fronte di nuvole. Ta-da! Tan 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 tan. Speriamo che YouTube non mi tagli l'audio. Tan 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 tan. Sembra che sta qua sopra perché è sereno. Come dice un programma della RAI, sereno variabile. Guardate, ho fatto tutto in una panoramica, sono ritornato a questa casa. Ta 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 ta. E quella roba là, no? Poi guardate come si sta oscurendo il cielo davanti ai miei e ai vostri occhi in questo momento. Che non mi ricordo che ora è. Vediamo se lo vedo. Sentite i tuoni. Prima ci sono stati dei tuoni micidiali. 20 e 6. Oh, questa mattina hanno fatto 30 o 36 gradi, eh? E poi ho visto nella RAI il programma, un documentario sopra Buscaglione, su Buscaglione. Guarda che cielo! Guarda che luna! Si vede la luna. Adesso vediamo. Però, guardate, che pazzesco, le nuvole sono proprio quelle che il vento caldo spinge in su. Sembrano alte chilometri, decine di chilometri. Ma vedete come si sta annuvolando tutto, coprendo quello che ancora era sereno e 5-10 minuti fa c'era proprio luce gialla, dorata del crepuscolo. Beh, adesso guardate che limbi cuneiformi, che ciri, che... Forse è da lì che viene la parola cirrosi. Con nuvole così c'è paura dell'allagamento. Io oggi ho visitato internet e ho visto che da giorni si è inondata Casal Palocco, Infernetto, si è inondato Casal Palocco, Infernetto, Azza, Ciglia, si è inondata Ostia. Sto molto triste per i nostri amici là di Roma, del litorale laziale. Se qualcuno mi può dire come stanno le cose, però qua anche non ci salviamo ad avere molta acqua. Beh, fatemi sapere, perché qua magari il cellulare non li filma, ma si sentono tanti di quei fulmini. Poi vi farò sapere più avanti se succede qualcosa. Ma mi raccomando, fatemi sapere di Casal Palocco, Azza, Ciglia, Ostia, Ostia Lido, Infernetto, Euro, Pomezia, qualsiasi parte del litorale laziale che voi siete, o anche di Rocca di Papa, Fregene, Embu, e poi di tutta Italia. Se mi risponderete con dei video, magari caricate i video in Common Creative, che io posso usare dei brani editando i miei video, e io poi farò lo stesso, devo vedere come si fa. Ecco, e poi se volete propormi dei temi sui quali io potrò parlare, ditemelo, io sarò contento di potervi soddisfare se ci riesco a occuparmi di temi che vi piacciono. Beh, vi saluto. Tantissime grazie per seguirmi, per iscrivervi al mio canale, per vedere quello che io, quel molto o poco, che io posso compartire con tutti voi. Sempre lo farò con molta soddisfazione.
perché per me è una gioia compartire tutto quello che posso esprimere con i miei amici. Allora, un saluto. Qua si sta preparando una tormenta. Nelle vicinanze già si sono inondate molte città. Speriamo che non ci tocchi a noi. Perché in gennaio del 2013 è caduta una grandinata che ci ha rotto il tetto di casa. È costato veramente tanto denaro riparare e sostituire le tegole, che spero che non succeda più. Ma chi lo può dire? Ciao!